No, sorrido. Comunque, io penso che l'emblema veramente dell'afflato della città col Massimino e la città col Catania sia focalizzato in quella domenica in cui il Catania, cacciato via dalla Serie C, diede appuntamento ai propri tifosi allo stadio e si riempì lo stadio. Quello è qualcosa che tuttora mi provoca brividi, perché dico, non è una recita gratuita, sciocca, fatta dai tifosi, è la riprova che la città aveva e ha nel cuore questa squadra, che oggi è figlia di una società che è indubbiamente è la più solida del Meridione, perché ha la squadra in Serie A che bene o male punta alla salvezza, ha un centro sportivo che fra qualche giorno sarà inaugurato e sarà fra i migliori d'Italia, ed è l'unica che ha una dependenza in seconda divisione, ex C2, cioè il Milazzo, dove tenere i giocatori, diciamo a bagnomaria, sarebbe preferibile dire a farsi le ossa, per cui non fa come quell'altra società siciliana che 2 anni fa ha vinto il campionato nazionale primavera e ha cacciato via tutti i giocatori e l'allenatore, non ne ha portato uno in prima squadra. Questa è la riprova che questo Catania è solido, valido e va osservato con attenzione. Se poi nella partita con l'Inter vanno 13.000 spettatori, purtroppo è un fenomeno comune, perché ormai Sky ha inchiodato la gente sulle poltrone e gli introiti alle società non arrivano più dagli incassi, ma arrivano attraverso i fondi della Lega ottenuti da Sky. L'unico problema, secondo me, è che nella divisione della fetta poi dei fondi Sky, fondi sponsor e altro, naturalmente c'è qualcuno, qualche zio Totò, che fa la parte del grasso e si prende metà della fede della torta, e ci sono poi i pronipoti dello zio Totò o i vicini di casa che devono dividersi i resti, e questo non mi sembra giusto. Però, siccome è un meccanismo che è voluto così dall'alto e che le società accettano, peggio per loro se lo accettano.